Ciao a tutte e tutti, ben ritrovati sul Salotto di Gazze. Quest'oggi è un appuntamento straordinario perché dopo la bellissima intervista a Stefano Pedrelli sono riuscito a portare ospite qui al Salotto un calciatore professionista conosciutissimo e amato da tutti e ce lo ricordiamo in particolar maniera a tinte bianconere con la maglia della Juventus. Sto parlando di Paolo De Ceglie. A voi l'intervista. Ciao Paolo, ben arrivato sul Salotto di Gazze. Beh, innanzitutto come stai? Tutto bene? Ciao Andrea, dai, un po' di anni che non ti vedo più, Sì. eri Beh, un ragazzino e sei ancora un ragazzino, ma anche come te, dai, sei sempre un bel ragazzo, mai? comunque. Il tempo passa, dai, l'importante è che stiamo bene. Bene, bene. Senti, beh, io vorrei presentarti, ma mi sento anche un po' in imbarazzo nel farlo, nel senso che tanto ti conoscono tutti. Comunque tu hai fatto una carriera molto, molto interessante e variegata, perché indubbiamente contraddistinta dalla maglia bianconera della Juventus, ma poi hai giocato nel Siena, nel Genoa, nel Parma, nel Marsiglia, nel Servette e in ultimo nel Miami Beach con ruolo di giocatore e scout. Ecco, proprio su Miami avrei delle domande, nel senso, qual è il feeling? Innanzitutto, com'è la società che è nata con te primo tesserato? Poi il feeling con la Florida, con la musica, perché so che sei un compositore di dance music. Insomma, raccontaci un po' di te. Allora, il contatto, diciamo, con Miami, comunque la voglia di andare a fare un'esperienza nasce da molto tempo. Diciamo che era un'idea che avevo, quella di finire la carriera negli Stati Uniti e possibilmente a Miami. E poi sono coincise un po' di situazioni che mi hanno portato appunto a conoscere i proprietari di che stava per nascere lì a Miami, quindi un progetto nuovo con degli italiani, quindi questo mi ha dato poi l'opportunità di dare un'esperienza di vita e allo stesso tempo comunque giocare a calcio, ecco. Sì. Perché poi andare in quel contesto lì non vuol dire solo giocare a calcio, ma come è stato fino all'esperienza precedente, ma bensì vuol dire andare lì a fare un'esperienza di vita totalmente diversa in un paese diverso e però allo stesso tempo insomma fare quello che più mi piace che è giocare a calcio. Certamente, certamente. Beh, quello è un progetto giovane ma comunque molto ambizioso, quello del Miami Beach, adesso messo in stand-by per questioni di coronavirus, immagino. Ma sì, diciamo che proprio per quello, come dicevo, essendo un'esperienza su due versanti, no? Vita e calcio. E in questo momento la parte vita, diciamo, è compromessa perché comunque poi con il virus, con la situazione del Covid, ovviamente stare lì negli Stati Uniti come stare un po' in qualsiasi parte del mondo non è fare una vita normale come abbiamo sempre fatto, quindi non è fare un'esperienza come volevo fare e quindi insomma ho preferito poi tornare e in questo momento restare qua in Italia e mettere un po' in disparte il progetto americano, che comunque, insomma, spero come tutti, con il finire della pandemia, ecco, si possa riprendere quello che abbiamo lasciato, magari. Eh sì, speriamo davvero di farlo presto. Senti, tu sei sempre stato un terzino di spinta, tutti ti ricordiamo come un terzino di spinta, e tra l'altro hai segnato anche con tutte le maglie, forse solo col Marsiglia, non eri andato a rete, però avevi un buon feeling con il gol. Oggi si parla tanto dei vari Theo Hernandez, Hakimi, Gosens. Secondo te è cambiata un po' l'interpretazione del ruolo di terzino? Ma questa cosa è un tema abbastanza attuale e abbastanza di moda anche, nel senso che sicuramente quello che un po' si dice è che il terzino tende molto a entrare anche più nel gioco, magari nella zona centrale del campo, quindi con delle rotazioni a trovarsi magari in zone più centrali del campo, come diciamo novità, ecco. Certo. Io sono un po', cioè è vero, ma è vero in parte, nel senso che
ci sono sempre stati un po' i terzini, quelli più, diciamo, considerati, come hai detto tu, come mi hai definito, offensivi, che comunque magari oltre a ricoprire una buona parte difensiva, perché poi è fondamentale anche quella, è Certo. necessaria, no? Non si potrebbe giocare a certi livelli, però soprattutto quando giochi poi in una grande squadra, dal terzino, per il terzino le richieste sono molte, quindi anche quelle di portarsi in avanti e possibilmente fare degli assist e dei gol. Poi ovviamente ogni allenatore ha le sue richieste, quindi poi il tuo gioco deve un po' sempre adattarsi. Io, per come vedo io il ruolo, per me il terzino è questo, che sia in una grande squadra o in una piccola squadra. Non posso pensare a un terzino che si limita a difendere, altrimenti è un difensore e quindi non è un terzino. Poi che si possa centrare un po', che possa magari entrare più nella manovra, perché oggi magari la tendenza è quella, ci può stare, anche se poi non è una cosa che personalmente mi fa impazzire o comunque per me non è la priorità, ecco. Poi adesso va molto di moda, perché io dico, se sei terzino, il tuo ruolo è giocare sulla fascia, no? Certo. Che poi possa anche magari avere la variante di venire in mezzo al campo, però per me è una cosa in più, una cosa da aggiungere ogni tanto, perché altrimenti faccio il centrocampista. Assolutamente, sì, il terzino è comunque di competenza sulla fascia, in questo senso No, penso. io lo dico perché invece adesso c'è molto la tendenza a esaltare, quando vedo magari molti terzini, alcuni, anche di grandi squadre, che vengono a giocare molto Nel centro. mezzo al campo, e poi magari però vanno poco a far male in profondità sull'esterno. Quindi se è una cosa in più, Beh, in questo mi benvenga, allaccio un diciamo. po' al tuo discorso. Tu eri molto, molto bravo a crossare, mi ricordo. Forse in questo dettaglio non ci sono più tanti giocatori che in quella caratteristica eccellono. Ma ti dico, forse non è un discorso tanto di non saperlo fare, ma un po' di Di richiesta, richiesta. perché un po' il calcio poi a volte si dice che cambia, secondo me il calcio non cambia molto, sono cambiati i giocatori perché sono molto più atletici, l'evoluzione dell'essere umano proprio in generale, però il calcio poi è quello, poi ci sono i periodi, le mode, adesso per dire si gioca molto dal basso, c'è questa tendenza. Però anche lì io non sono per le cose estreme, perché poi ho visto prendere una marea di gol, perché si cerca si cerca di giocare dal basso, e questa cosa francamente non la capisco, perché se giocare dal basso vuol dire un'opportunità in più o un modo diverso di esprimere il gioco e di iniziare l'azione, ben venga, ma se vuol dire doverlo fare a tutti i costi perché bisogna farlo, non mi piace, perché poi molte volte appunto si rischia veramente di prendere un gol o di far diventare questa tendenza una cosa negativa. Mi trovi pienamente d'accordo e penso anche tutti i tifosi delle italiane in questo preciso momento storico, perché le nostre squadre che in Europa non hanno figurato bene, tante sono uscite anche grazie a questi regali, come dici te, di costruzione dal basso, che si sta un po' esagerando forse su questo aspetto. Una domanda dai followers, perché ho chiesto sui social, ho voluto dare anche uno spazio a loro, e ce n'è una che mi è piaciuta molto di Federico Lorenzati, che è un tifoso bianconero, e ti chiede qual è il ricordo più bello che hai, e io so che è un tuo idolo, di Alex Del Piero. Beh, diciamo che un ricordo è difficile, Sì. ho un pensiero però, ecco, che quello comunque che ha rappresentato per me è stato un po' la trasformazione, nel senso che da idolo, come lo è per tutti i tifosi, anche per questo ragazzo, poi per me è diventato un compagno di squadra, un compagno di avventure con il quale ho condiviso tante cose, dal quale ho imparato tante cose, quindi per me è stato veramente bello e unico poter trasformare quello che per tutti è un sogno, il calcio, e magari un idolo, poi invece trasformarlo nella tua quotidianità.
Una cosa da brividi, cioè, se uno ci pensa a giocare con, tipo, il mio idolo è sempre stato Shevchenko, sarebbe piaciuto da matti. Poi per età non ce l'avrei mai fatta neanche, e poi per capacità, perché se ti ricordi non è che fossi un fenomeno. No, però a parte gli scherzi, e tra l'altro, tra i tuoi idoli, Ah, no, non è uno scherzo. hai ragione. Beh, quando avevamo giocato a football, e ce l'avevamo cavata, dai, contro. Beh, football va bene, football te Sì, lo passo, dai. dai, me l'ero cavata abbastanza con Alberto Aquilani. È stato divertente. So che tra l'altro tra i tuoi idoli c'è anche uno più consono al tuo ruolo, che era anche Maldini. Ma nel tuo stile di gioco, appunto, ho anche esaltato prima i tuoi cross, la tua corsa, ti sei ispirato a qualcuno o sei cresciuto Paolo De Ceglie di tua spontanea volontà? No, vabbè, sicuramente tutti abbiamo dei riferimenti ed è giusto che sia così, specialmente quando sei nella fase, diciamo, di trapasso tra quello che sono le giovanili e la prima squadra. Io quando ero nella primavera, nella prima squadra c'era Zambrotta, che aveva fatto anche lui un po' il mio percorso da calciatore, nel senso che anche lui aveva iniziato giocando ala per poi trasformarsi, diciamo, in terzino, no? E quindi io in quel periodo lì, soprattutto al di là dell'idolo in generale, che poteva essere Maldini, ma per una questione più globale, Certo. più che personale, e in quel periodo avevo come riferimento Zambrotta, ecco, perché comunque era il terzino che piaceva a me, che sapeva difendere, che aveva intelligenza, ma che allo stesso tempo gli piaceva, si divertiva e trovava gusto nella fase offensiva. Sì, beh, hai avuto sicuramente dei compagni notevolissimi nell'arco della tua carriera. Ma senti un po', tu ce l'avevi la PlayStation? Guarda, la PlayStation, come tutti, ha fatto parte della mia vita per un bel pezzo anche della mia vita. Credo fino ai 21-22 anni ho Ok. giocato tanto, anzi, ho iniziato agli inizi, ai miei tempi si giocava a PES, non c'era, perché Io anche avevo prevaleva PES. su FIFA. Un gioco totale. Prevaleva su FIFA. Sì. Poi gli ultimi anni già. Ricordo che insomma si era passati un po' tutti a Sì. FIFA, infatti io giocavo a FIFA con la configurazione di Voilà. PES. Ma io non ce l'avevo invece, però mi ricordo che ce l'aveva un mio amico che mi invitava spesso a casa sua. Lui, sfegatato juventino, non prendeva altra squadra della Juventus. E sulla fascia sinistra, cazzarola, c'eri te che eri un fulmine e tutte le volte mi faceva il culo da quella parte, ma che emozione è vederti tipo a FIFA, PES, comunque in un videogioco, è bellissimo. Sì, ti dico, sai cosa? Che poi quando sei travolto poi dall'inizio, dal tuo percorso, poi diventa normale, magari non so, farà più effetto magari tra un po' di anni, quando sarai veramente poi fuori dal campo, allora a ricordarti insomma di dove sei stato e cosa hai fatto, anche perché poi a 20 anni, sai, c'è quel pizzico Eh di sì, giusta follia. certo. O comunque di inconsapevolezza che non ti dà magari sempre la percezione della realtà poi e di quello che stai facendo. Sì. Ma invece riguardo al tuo percorso attuale, abbiamo citato prima il Miami Beach, nel quale avevi un po' il doppio ruolo di giocatore e scout, no? So che in estate hai anche collaborato col Cagliari Calcio, sempre per quanto riguarda il settore giovanile, cioè, può essere un tuo sbocco, diciamo, lavorativo in avanti? Ti interessa proprio il settore giovanile? Ma sai cosa? In questo momento quello che so è che la passione per il calcio continuerà anche nel momento in cui non giocherò più. E ora dire quale ruolo potrei interpretare non lo so ancora di preciso, nel senso che adesso mi sto anche preparando, sto facendo il corso da direttore sportivo commerciano, sto facendo un po' di cose. Con gli Stati Uniti sto collaborando con un'importante società che si occupa di portare sportivi non americani nei campionati universitari. Bello. Quindi quest'estate organizzerò probabilmente il primo mini camp tryout, diciamo, dove potranno partecipare ragazzi dai 15 ai 18-19 anni, che oltre a fare 3 mesi, insomma, quindi con altri professionisti.
quindi poter assaporare un po' di calcio, di nozione di calcio importante, avranno la possibilità di essere visionati e poi magari selezionati per un'opportunità di una borsa di studio negli Stati Uniti e giocare nei campionati universitari. Ecco. È un po' rivolto a quei giocatori che magari hanno fatto qualche anno in una squadra professionistica piuttosto che fuori quota in una serie D, in un'eccellenza, insomma, sono lì tra il riuscire a fare qualcosa nel calcio, magari poi non farlo, e magari gli posso dare un'opportunità di sfruttare le loro qualità calcistiche e allo stesso tempo magari di studiare in un'università importante che poi sicuramente gli darà un futuro al di là del calcio. Beh, notevolissimo come progetto. Ma poi, a parte che tu sei sempre impegnato nel sociale, mi ricordo anche, abbiamo parlato prima della tua passione per la musica, anche il tuo pezzo del 2013, Moving On. Sì, 12 forse, sì. 12, 13, sì, comunque che i ricavati erano andati poi per una Hollus Sì, che... beh, quello era stato puramente, diciamo, scopo benefico, Sì. ecco. E lì, vabbè, sì, diciamo, ho fatto questa cosa proprio per quel motivo, l'ho fatta. Sì. E no, questa qui credo sia un'iniziativa che, insomma, nel periodo estivo ci sono sempre, no, tanti camp, Certo. tanti... E però qua possiamo, volevo dare un valore aggiunto, no, a un camp estivo, e quindi dare una possibilità di mettersi in mostra per una borsa di studio negli Stati Uniti, secondo me è una bella cosa Cavolo. che non è facile, insomma, anche solo da The trovare. American Dream. Eh sì, infatti sto organizzando, beh, spero che il Covid permetta la realizzazione di questi primi 3-4 giorni, probabilmente li farò a Cuneo, Ah, ecco. Quindi tra l'altro, prendere appunti e perché... follower da queste parole. Sì, perché è nata una partnership con il Volley Cuneo e Ok. quindi sto cercando di vorrei farlo sia per il calcio che per il volley, abbinare anche due sport, due culture diverse, insomma una cosa un po' innovativa, un po' diversa, e questo insomma è un piccolo progettino che ho breve, che spero a breve di realizzare. Beh, piccolo, ma veramente, veramente interessante. Tra l'altro, appunto, coglierò allora l'occasione di venirti a salutare. Sicuramente lo faranno anche tanti miei amici, perché io mi ricordo di un mio ex compagno di calcio che, quando gli avevo detto che appunto, ti avevo avuto l'opportunità di conoscerti, eccetera, eccetera, lui mi ha detto: "No, davvero?" E faccio: "Sì, è un mio idolo, perché quando era venuto a Chiusa Pesio, sai che venivi in ritiro con la Juventus, gli avevi lanciato i pantaloncini e lui ce li ha ancora Ah. lì immacolati." Dice: "No, io non li laverò mai i pantaloncini di Paolo De Celio." Quindi qua Vabbè, fa sei piacere. molto amato dalle nostre parti. No, Invece lo so, è vero, è una zona che mi piace, dove spesso vado per iniziative e trovo un sacco di ragazzi, comunque è un ambiente sportivo che sa interpretare bene lo sport, secondo me. Sì, è vero. E ti faccio un'altra domanda, sempre dei follower, che mi era piaciuta di Smils17, che ha chiesto: un compagno di De Celie che avrebbe meritato di più di quello che poi ha effettivamente raccolto? Domanda difficile. No, difficile perché diciamo che ho giocato in squadre che hanno raccolto parecchio. Vero. Beh, facilmente diciamo che quando ho giocato a Parma io ho giocato con Cassano, che comunque per antonomasia forse il giocatore ha detto anche sua, no? Certo. Che poteva sicuramente fare di più. Anche se a volte io lo porto sempre come esempio. Contrario, tra virgolette, nel senso che a volte si dice: "Ah, Cassano poteva fare di più", ma senza il fare di più, cioè, ha giocato nella Roma, nel Real Madrid, nel Milan, Nell'Inter. nell'Inter e nel Parma. La nazionale, che aveva fatto benissimo agli europei con Balotelli. E questo comunque fa capire come poi la componente talento esista. Certo. E comunque sia quella poi a determinare il livello. Poi ovviamente probabilmente tutti avremmo voluto, no, che potesse
un Antonio Cassano giocare fino a 40 anni e giocarci 15 anni nel Real Madrid, perché le qualità Infinite di Cassano, infinite. assolutamente. Lo dicevo anche ieri in un'intervista a Allegri che manca un po' il giocatore talentuoso nei giorni d'oggi, che quando ripensa a Ronaldinho, che ha fatto il compleanno l'altro giorno, e appunto Cassano, gli vengono ancora i brividi a pensare alle loro giocate. È vero, è proprio così. È proprio così perché in questi giocatori che magari trascurano purtroppo un pochettino magari altri aspetti, in ogni caso si riesce, cioè il talento la vince, nel senso che hanno quel qualcosa che non si spiega, Che non si allena. che non si allena, esatto. Beh, questo si collega anche un po' al discorso che abbiamo fatto all'inizio, che avevamo detto dei terzini. Adesso quelli che ho citato proprio nell'incipit di questa intervista sono giocatori molto atletici, che sono sicuramente anche talentuosi, però oggi penso che la fisicità la faccia un po' da padrone. Ma senti, ti voglio fare una domanda che secondo me cioè, appare può essere un po' scontata, ma la risposta penso che non lo sia. È bello essere calciatore. Guarda, è bello essere calciatore se è quello che sognavi e quello che più desideravi nella tua vita. Credo che in un paese come l'Italia lo sia per molti, nel senso perché è lo sport più popolare. Certo. Non dico che sia il più importante, però in Italia lo è, perché i numeri parlano chiaro. Quindi se me lo chiedi a me, per me è ovvio che ti dico di sì. E Vero. lo auguro a tutti quelli che amano il calcio, che si augurano di poterlo fare come insomma, a livello professionistico. Certo. Ma senti, tu hai giocato e vinto con la Juventus. Hai ascoltato da protagonista le note della Champions League, cioè robe pazzesche. Hai segnato delle reti importanti. Abbiamo detto prima la doppietta all'Inter, che era stata veramente, penso, un momento altissimo della tua carriera, ma hai fatto anche segnare tante leggende con i tuoi assist. Se dovessi scegliere, penso che sia la domanda più difficile da farti, il momento migliore della tua carriera. Guarda, sicuramente quando arrivi a vincere uno scudetto come è stato il primo della Juve di questa sequenza incredibile, credo sia stato il momento più importante, al di là di quello più bello, perché ce ne sono stati anche altri, però più importante e che più, diciamo, resterà nella testa, nella memoria delle persone, perché comunque una Juve che arrivava da un percorso della Serie B di qualche anno di transizione difficile, una squadra composta praticamente da solo italiani, ragazzi che appunto comunque molti avevano fatto anche qualche anno precedente, quindi che arrivavano da veramente anni di fatica e di voglia di arrivare di nuovo a quei livelli. Ragazzi come me, Marchisio e Giovinco dopo, che comunque avevano fatto tutte le giovanili, secondo me quella Juve a livello di cuore è una delle Juve più Bello, imbattibili, ecco. sì, avete, cioè tu poi hai vissuto diverse fasi, perché tu hai fatto più o meno 20 anni nella Juventus tra settore giovanile e prima squadra, Sì, circa, esatto. tu hai vissuto tantissime fasi della Juventus, perché sei arrivato Sì. quando avevi 10 anni, se non vado errato, Sì, hai esatto. debuttato a 20 anni, tu hai visto Sì, ho fatto 21 anni, diciamo. Io eh sono stato tesserato solo per la Juve, quindi praticamente. Perché sì, è quando poi vero. sono andato comunque in giro, non sono sempre andato in prestito. Però ti dico, quella Juve lì che è arrivata a vincere quello scudetto, magari ci sono state Juve più forti, però a livello di cuore, a livello di attaccamento alla maglia, credo sia una delle Juve più, insomma, più juventina, ecco, Certo, e diciamo così. forse facciamo proprio un piccolo commento, una postilla così, è quello che manca un po' alla Juventus attuale. Poi non voglio entrare nel merito, però la No, Juventus. quello non lo so. L'unica cosa che manca sono i risultati in questo momento alla Juve attuale, ecco, Che stona sempre perché se ti poi chiami Juve.
Perché poi esatto, poi la Juve, al di là che poi si troveranno vari motivi, però comunque i problemi ci sono quando non arrivano i risultati, quindi tutto viene giudicato e determinato dal risultato nella Che Juve. poi una stagione che Giusto o sbagliato che sia. certo, una stagione che attualmente viene definita un po' fallimentare, ma ha già portato in dote una Supercoppa, c'è in ballo la Coppa Italia e c'è ancora il campionato che deve concludersi. Quindi il motto della Juve fino alla fine penso che sia sempre valido per quanto riguarda la maglia bianconera. Senti, io avrei un'ultimissima domanda per te, anche perché ti ringrazio per la disponibilità. Quando da piccolo rincorrevi il pallone nella tua amata Valle d'Aosta, avresti mai immaginato di riuscire a fare una carriera del genere? Beh, dai, quello non lo può immaginare nessuno, però Sognato. come tutti i bambini, spero che sia ancora così oggi, sognavo di, o mi immaginavo, mi immedesimavo in alcuni giocatori, in alcuni idoli, e quindi cercavo già in qualche modo di immaginarmi in uno stadio, in un contesto di una partita importante. Certo. E credo che quello spero sia ancora oggi la fonte di passione che un bambino deve avere per poter almeno provarci. Poi appunto c'è la componente talento anzi, mi leggo solo una piccola cosa Certo. che hai detto prima, perché è giusto che secondo me il concetto del talento passi nel modo giusto, nel senso che a volte mi sono battuto una volta in una discussione anche in un ambiente, diciamo, di professionisti, quindi non al bar, per così dire, dove si parlava, per dire, di Gattuso, no? Che passava per un giocatore che non aveva talento, non aveva tecnica. Ecco, Ok. però questo è un discorso che non è reale, nel senso che per giocare in Serie A, per giocare a certi livelli, in nazionale, vincere un mondiale, vincere una Champions, il livello tecnico è altissimo anche per un giocatore come Gattuso, perché sennò sembra che basti avere un po' di grinta, un po' di personalità e carattere per dire si possa poi arrivare a giocare a quei livelli. Ecco, no, No. sicuramente nelle sue caratteristiche aveva quelle del carattere, dell'aggressività, piuttosto che il suo livello di tecnica, per parlare di tecnica proprio calcistica, era comunque alto da poter giocare un mondiale e una finale di Champions. Sì. Beh, Era infatti. solo No, hai fatto benissimo e. per precisare una cosa, perché poi a volte può sembrare oggi che un giocatore, come dicevo, c'è stata un'evoluzione del calciatore, quello sì, quindi fisicamente è vero, la velocità è aumentata, proprio la struttura fisica del giocatore è aumentata, il calciatore è diventato un atleta, cosa che anni fa non era. Qualche anno fa magari era in fase di transizione, adesso devi essere un atleta oltre che un talento. Però non basta quello, il talento può bastare anche. E abbiamo fatto dei casi prima magari estremi. E Sì. quindi volevo solo precisare questa cosa, perché è giusto che secondo me, anche soprattutto se ci stanno ascoltando dei ragazzi, bisogna avere la consapevolezza del fatto che per arrivare a certi livelli il livello tecnico è altissimo. Cioè, anche se un giocatore all'esterno può sembrare non tecnico, in realtà ha del talento. Sì. Beh, guarda, io sono super contento e soddisfatto dell'intervista perché poi dalle tue parole proprio, le tue parole trasudano di passione per il calcio e questo progetto vuole anche parlarne in una maniera un po' romantica, riuscire anche a cogliere le sfumature che i giornali, i media solitamente tralasciano, che poi in realtà però sono quelle che mantengono vive proprio la luce negli occhi di chi ama il calcio. E colgo anche l'occasione per dire che io ho avuto l'opportunità di conoscerti come persona e oltre a essere un grandissimo professionista, perché ti ho visto allenare sulle colline della Sardegna con 35 gradi, sei anche un bravissimo ragazzo, una bellissima persona. Quindi mi fa veramente piacere e ti ringrazio per essere stato Dai, con noi. ti ringrazio e ti auguro, insomma, di fare un bel percorso in questo Grazie. ambito, di farlo
con i valori giusti che non guastano e che farebbero bisogno, ci sarebbe molto bisogno. Grazie Paolo, un abbraccio fortissimo. Dai, un abbraccio. Grazie per essere Ciao. stato con noi. Ciao ciao ciao. Beh, questa è l'intervista a Paolo De Ceglie. Penso che ci siano stati davvero tantissimi spunti molto interessanti tra aneddoti passati, presenti e anche qualche discorso sul futuro. Quindi ancora un ringraziamento molto sentito a Paolo De Ceglie per la disponibilità. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, un commento e condividilo sui tuoi social preferiti. E tra l'altro ti invito anche a seguirmi su Instagram e Twitch. Ti lascio in descrizione i link appunto ai miei vari canali, i canali del Salotto di Gazze. Grazie per essere stati con me, con noi, con Paolo De Celi, e rimanete aggiornati perché il Salotto di Gazze non si ferma qui. Ciao, grazie mille.